Buongiorno a tutti. Devo dire che vedendo queste immagini e ricordando quando l'avvocato Agnelli presentò con noi, con Michael Schumacher, con la squadra di allora, mi è venuto un po' la pelle d'oca, perché sono ricordi straordinari, come mi ha fatto piacere vedere come prima immagine l'avvocato Agnelli con Enzo Ferrari, perché per ruoli, momenti diversi. Se oggi c'è una Ferrari presente in 60 paesi del mondo, una Ferrari forte, una Ferrari che guarda avanti, lo dobbiamo anche a loro. Ogni volta quando ci sono queste giornate c'è un misto di speranza, c'è molta emozione, ma c'è anche la consapevolezza che dietro, dentro, sopra a questa macchina, dietro ci sono persone che hanno lavorato molto e che voglio ringraziare e che hanno lavorato a tutti i livelli. Perché, come diceva Domenicali, da un lato dovevamo mantenere e migliorare alcuni elementi di forza, l'affidabilità, la rapidità ai pit stop e anche la strategia di squadra, che è stata molto buona quest'anno. Quindi, dall'altro però dovevamo guardare ogni dettaglio della stagione scorsa che non ha funzionato bene, vederli uno per uno, gara per gara, dettaglio per dettaglio, e questo è lo sforzo che ho chiesto a tutti. Un'azienda di eccellenza come la Ferrari deve lavorare con le migliori eccellenze del mondo e grazie a questo supporto noi siamo in grado di sperare di avere una macchina veramente competitiva. E sopra ci sono partners, collaboratori di tutto il mondo. Ed è proprio per sottolineare una Ferrari che oggi è presente in 60 paesi del mondo e che apre le finestre di questo stabilimento a competenze, centri di ricerca, università, partners di ogni parte del mondo per l'eccellenza. Per sottolineare questo abbiamo voluto ulteriormente avere la bandiera italiana sulla nostra macchina.